Finalmente abbiamo acquistato un oggetto che in tanti ci avevano consigliato, ma non avevamo ancora preso per inesperienza. Non fate il nostro stesso errore. Scopriamo insieme che cos'è. Prima di procedere all'unboxing del pacco, vi ricordo come sempre di mettere un like a questo video e di iscrivervi al nostro canale attivando la campanella delle notifiche. È un gesto che per voi non costa nulla, ma per noi, fidatevi, vuol dire tanto. Bene, ora finalmente è arrivato il momento. Apriamo la scatola e vediamo cosa c'è dentro. Iniziamo! Attenzione, buona la prima! Una volta tagliato si torna indietro. Già, apri, non vedo l'ora di vedere. Cosa ci è arrivato? C'è scritto di non usare il taglierino qui sopra. E noi siamo le forbici. Ok, allarghiamo un po' qua. Sono una matriosca. Le braccia, ok. Il primo stato è andato. Presti qua, vai la tu di là, sì. Ale. E attenzione, abbiamo della bellissima carta igienica. Ovviamente non è questo il motivo del nostro acquisto. E voilà, eccolo qui. Bello, togliamo la plastica. Via il pluriball, via per questo. Ed eccola qua, finalmente. Si tratta di una stuoia o patio, in alcuni store viene definita così, e vi spieghiamo perché l'abbiamo scelta e quali sono le sue caratteristiche. Questo è stato uno dei primi oggetti che ci hanno consigliato, ma poi, per errore nostro, per inesperienza, gli abbiamo dato una priorità secondaria, tentando un po' di arrangiarci nel tempo con quello che abbiamo trovato. Finora abbiamo utilizzato l'ombreggiante, che serviva semplicemente ad isolare i piedi dalla terra. Però oltre al fatto che magari si sporcava molto, perché si rimanevano incastrati gli aghi di pino, soprattutto quelli, era difficile spazzarlo, impossibile, anzi, e camminarci a piedi nudi è un disastro dolorosissimo. Alla fine abbiamo deciso di prendere appunto questa stuoia, che ha tantissime caratteristiche positive, vero Matteo? Esatto, motivo per tanto che l'abbiamo scelta, tanto è stato un frutto di un consiglio. Ringrazio un amico, Stefano, ex collega, abbiamo lavorato insieme per 10 anni, ci conosciamo da una vita, lui ha una roulotte e da diversi anni, e ce l'ha consigliato fin da subito, perché in commercio ce ne sono veramente tanti e anche noi faticavamo a trovare quello giusto, perché apparentemente si assomigliano tutti, i costi sono più o meno variabili, ma una cosa, un elemento che ci ha tenuto a sottolineare come molto importante, appunto, è la capacità di essere ammortizzato e di quindi attutire quelle che sono le asperità del terreno. Questa stuoia infatti permette di camminare in maniera confortevole, assicurando una camminata leggera e sicura, specialmente per i bambini. Immaginate sotto il terreno che si può incontrare un sasso, una radice, tante cose che possono essere pericolose, specialmente per i bambini. E invece questa rende tutto il terreno, diciamo, uniforme e ammortizzato. È piacevolissima da calpestare anche con i piedi nudi, e spazzarla non è un problema, e soprattutto trattiene anche... trattiene, limita, diciamo, l'ingresso indesiderato delle formiche. Molti utilizzano, anziché la stuoia o patio, il telo per la pacciamatura, che certamente svolge la sua funzione di isolare il terreno e tenere il tutto un po' pulito, diciamo. E salva anche un pochino il portafoglio, perché ha un costo decisamente più basso. Noi abbiamo deciso di utilizzare il telo per pacciamatura al di sotto della stuoia, in modo tale da allargare un pochettino lo spazio calpestabile, perché abbiamo scelto di comprare la stuoia della misura esatta del tendalino, vero Matteo? Sì, esatto. Alcuni cercano le soluzioni un pochino più ingombranti. Noi abbiamo fatto questa riflessione: qualora dovesse piovere, in questo caso il tendalino appunto proteggerà
totalmente la superficie d'appoggio di questo patio. Valutiamo quindi l'acquisto comunque del telo per la pacciamatura, per allargare un pochino la superficie, per trattenere più che altro la sporcizia, per evitare esatto la polvere, la sabbia, in modo tale da lasciare anche comunque sia le ciabatte su una zona pulita e poi comunque andare a entrare poi con i piedi nudi tranquillamente qui sopra. Tra l'altro i teli per la pacciamatura si trovano tranquillamente in varie larghezze, ma con una lunghezza minima di 10 metri, pertanto è possibile pensare di prenderlo per tutta la lunghezza del camper e lasciare pertanto solamente questo patio sotto il tendalino come abbiamo scelto noi. Questa stuoia è prodotta dall'azienda Bayasan, ma è possibile trovarla anche con il brand Midland. Di fatto è lo stesso oggetto. Noi abbiamo scelto questo, come dicevamo, tra tanti modelli in commercio, ovviamente disponibili in varie metrature. La larghezza è sempre 2,5 metri, mentre la lunghezza è a scelta vostra. Ce ne sono 4-5 tipologie, scegliete quella che è più opportuna per le vostre esigenze. Ad ogni modo, noi per sicurezza vi lasciamo qui il link in descrizione, che vi permetterà appunto di aprirlo e andare a vedere esattamente di cosa stiamo parlando. Anche per questo video è tutto, noi ci vediamo nel prossimo episodio, sempre qui su 5 in camper.